Giuliana Moreira è stata ospite della puntata di Verissimo trasmesso sabato 18 novembre. La showgirl e modella è reduce dal matrimonio con Edoardo Stoppa, celebrato il 10 novembre scorso. Giuliana ha commentato entusiasta: "Sono la signora Stoppa. Il cognome del marito in genere si mette per ultimo. Io e i miei bambini, ho messo Moreira Stoppa, ci tenevo tantissimo che si chiamassero anche Moreira." Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira si sono sposati il 10 novembre. La fatidica proposta, però, è arrivata ben 6 anni fa. Siamo andati a New York. Edo pensava di farmi la proposta. Mentre eravamo in giro, ho preso una cioccolata calda ma faceva freddissimo. Quando sono uscita avevo un blocco allo stomaco e mi veniva da vomitare. Lui voleva salire all'ultimo piano di questo palazzo per farmi la proposta, ma io mi sentivo male. Dato che insisteva, sono salita lo stesso e mi sono sdraiata su un divano dicendo: "Sto male." Lui mi chiedeva di uscire e io vengo da San Paolo, ne ho visti migliaia di grattacieli, che me ne frega. Poi sono uscita, lui si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Io invece di dire sì, ho detto: "Mi viene da vomitare." Sono passati 6 anni da allora. Poi si è commossa pensando a sua madre. Edoardo le sarebbe piaciuto molto. Giuliana Moreira ha raccontato a Silvia Toffanin come ha conosciuto Edoardo Stoppa. "Una sera sono andata a ballare con Viridiana Malman, non volevo saperne di fidanzati. Quella sera c'era Edo, lui parlava già il portoghese e quando mi ha visto ha iniziato a parlare portoghese con me. Già una mia amica mi aveva detto che era un uomo da sposare. Io dico sempre che lui era già cotto prima. Abbiamo iniziato a frequentarci e da lì è nato tutto." La showgirl ha condiviso con il pubblico di Canale 5 il racconto del primo bacio tra lei ed Edoardo Stoppa. "Tra me e lui c'era feeling. Pensa che quando eravamo lontani, stavamo al telefono per ore. Bollette salatissime. Ci siamo rivisti e lui ha chiesto al mio cagnolino: 'E se dessi un bacio alla tua padroncina adesso?' E ci siamo baciati. Chi se ne frega?"